faccio un po' di tutto sperando di riuscire a trovare la strada giusta. Ciao, io sono Christian e ti do il benvenuto nel canale Empathy Dog e in questo video. E oggi parleremo proprio di come agire per evitare di fare cose così a caso e non ottenere nulla. Molto spesso le persone mi chiamano o mi scrivono dicendomi: ma io faccio un po' di tutto e spero di trovare la soluzione giusta. Io seguo un po' questo, un po' quello, faccio un po' questo, un po' quell'altro. E sai, è un po' come con i bambini: si spera di riuscire a trovare la soluzione giusta. Beh, qua ti posso dire con assoluta certezza e anche con dati scientifici alla mano che quello che stai dicendo è totalmente sbagliato. Perché il cane è un animale che ha delle esigenze totalmente diverse dalle nostre e che per riuscire a risolvere i problemi che hai e per riuscire a rendere la sua vita e di conseguenza anche la tua vita più serena e più felice e più soddisfacente, occorre imparare la naturale educazione del cane. Imparando la naturale educazione del cane, tu riuscirai a soddisfare i bisogni essenziali, riuscirai a capire come comunicare con lui per far sì che sin da subito, sin dai primi giorni, proprio come puoi vedere i cuccioli dietro di me, sin dai primi giorni tu puoi riuscire ad instaurare quel rapporto, quel legame che ti fa percepire come un leader autorevole e rispettato, che fa sì che il tuo cane sia educato sin da subito. E non sprecare tempo e risorse importanti per fare mille tentativi senza ottenere un risultato veramente efficace e funzionale alla soluzione che tu vuoi raggiungere e al determinato tipo di rapporto che vuoi raggiungere. Qui hai due soluzioni. La prima è continuare a fare così come stai facendo, con il fai da te e con metodi un po' a casaccio. La seconda, come ti dicevo poco fa, è quella di imparare la naturale educazione del cane per far sì che tu e lui possiate vivervi la vita serena e felice. Quello che posso fare e posso dirti è che è quello che ho vissuto anch'io in prima persona, è che educare il cane rispettando la sua natura ti porta ad un rapporto totalmente diverso, mai visto e mai pensato prima. Magari lo puoi aver visto nei film, come puoi aver visto Rin Tin Tin, Lassie, o Rex, o film del genere. Quello che ti porta ad ottenere educare il cane secondo natura è una complicità di sguardi, una complicità di emozioni, di momenti che vivi insieme senza dover parlare e soprattutto senza dover dare ordini. Io stesso, prima di diventare istruttore cinofilo e prima di creare il metodo Empathy Dog, ho provato i vari centri cinofili. E in quei centri cinofili che cosa mi insegnavano? La classica strattonata. Mi dicevano che dovevo portare il cane a lezione a stomaco vuoto perché così lì mangiava e mi ubbidiva e poi a casa faceva quello che voleva. Pensa, in uno mi hanno detto persino che per calmare il mio cane agitato lo dovevo chiudere nel canyon. Questa è la cinofilia che ancora oggi c'è e che basa tutto su comandi, su ordini e su comprare la fiducia del cane. E non ti porta a creare quel rapporto che desideri per vederlo felice e sereno nella quotidianità. Avere un cane felice e sereno, avere un cane che ti segue perché ti rispetta, è qualcosa che va ben oltre il semplice addestramento. È qualcosa che ti porta ad un livello superiore nel vostro rapporto. Però a te sta la scelta. O continui a fare così, provando, e forse un giorno vedrai il cane felice, forse perché non sai neanche se è felice, oppure impari la naturale educazione del cane e saprai quando il cane è felice e ancora di più come renderlo felice e come risolvere i vari momenti in cui potrà capitare il tuo cane non sarà felice e non starà bene in quella situazione, ma tu saprai come farlo. A te la scelta. Io ho scelto la naturale educazione del cane, ho scelto il benessere del mio cane e anche della mia vita. Ora tocca a te.